Raccontare la vita di Don Domenico De Franceschi è per noi sì un grande onore, ma anche un grande onere. Don Domenico nasce a Filettino, piccolo e caratteristico paese di montagna della Ciociaria, Frosinone, abbracciato sulle pendici dei Monti Simbruini il 13 gennaio 1922. Suo padre era il sacristano della chiesa di Filettino. L'attuale parroco novantenne lo ricorda ancora come un uomo onesto e religiosissimo. La madre Maria lavorava al forno di Filettino. E il padre Aurelio, nonostante questa sua gran religiosità, quando Domenico a 12 anni gli rappresenta la volontà di entrare in seminario, fu inizialmente contrario. Non poteva accettare che suo figlio, il suo unico figlio maschio, diventasse sacerdote. Questo desiderio di studiare da prete colse tutti di sorpresa, poiché Domenico ed una sua amica, diventerà suora, erano le pesti del paese. Su pressione della mamma e dei nonni, il papà Aurelio si convinse ed accettò che fosse inviato a studiare in un collegio a pagamento presso la città di Lucca. La Seconda Guerra Mondiale, che l'ha visto nel pieno degli studi e le conseguenti difficoltà economiche, hanno rinforzato in lui l'amore per gli studi. Ha preso i voti nel 1947 nell'Ordine dei Chierici di Padre Leonardi come passionista. Questa sua scelta l'ha portato ad esercitare il ministero a Gallipoli, in provincia di Lecce, fino al 1956, dove era conosciuto come Papa Cecchi. Nel 1956 Don Domenico rientra a Roma. Esercitava il suo sacerdozio dicendo messa in alcune parrocchie ed era solito cantare nella Basilica di San Pietro, soprattutto durante i matrimoni. Era un gran tenore. Nel 1958 gli fu affidata la parrocchia di Borgo San Martino, Cerveteri. Questa era stata costruita nelle campagne bonificate nella zona compresa tra Ceri, Via Aurelia, Palidoro. Non vi era nemmeno la corrente elettrica. Don Domenico, come suo solito, dedicò ogni sua attività ad abbellire la chiesa. Comprò a sue spese tutti i paramenti sacri, un grande generatore di corrente elettrica con motore diesel con cui forniva l'energia elettrica a tutto il borgo. Coinvolse la gioventù dispersa in tutte le campagne, attrezzando l'oratorio come meglio non si poteva. Biliardini, completi di calcio, strumenti musicali ed altro. Organizzava anche feste danzanti, a cui partecipava direttamente. Forte è la convinzione che Don Domenico nella sua attività apostolica abbia anticipato di diversi anni quello che poi stabilirà il Concilio Vaticano II di Papa Giovanni XXIII. È sempre stato un innovatore, soprattutto se le novità servivano a far avvicinare le persone alla vita parrocchiale. Ritornato a Borgo San Martino, ha continuato la sua attività a favore delle persone, dedicando loro ogni secondo della sua giornata. Non vi era momento o secondo che non fosse disponibile per chiunque e per qualsiasi situazione. Nel frattempo, continuava la sua attività a favore e per conto della FAO. L'essersi messo contro le sue autorità ecclesiastiche, che ne chiedevano un indirizzo diverso, l'ha portato, dopo aver subito innumerevoli angherie, di cui è stata vittima anche la famiglia tutta, a dare all'inizio del 1963 le dimissioni dal suo incarico di parroco. Dopo circa un anno, senza una propria parrocchia, rispondendo alla chiamata di un altro prelato che l'aveva conosciuto e apprezzato nel suo periodo di Gallipoli, ha accettato l'incarico di parroco a Tuturano. Nel gennaio del 1964, accompagnato sempre dalla fedele sorella Nazarena, prende possesso della chiesa Santissima Maria Addolorata di Tuturano.
La casa di via Colemi 10, con lo sfondo dell'attuale campo di calcio, pieno della paglia dell'avvenuta Trebbiatura, sembrava un mare biondo. Rimboccandosi letteralmente le maniche per rendere abitabile la casa canonica, per renderla accogliente e ospitale, fece una serie di lavori. Attrezzò il salone con biliardo, tavolo da ping pong e con tutto ciò che poteva essere utile per far divertire i giovani, verso i quali si dimostrava sempre attento e disponibile, ancorché severo e pronto a qualche piquezzo. Felicetto Leuci simpaticamente lo ricorda così. Don Domenico era bravo. Quando via la chiesa e quando mi sono portato proprio il capo di pizzicavo la vecchia e li mettevo in silenzio, li mettevo. È speciale. Si adoperò affinché la chiesa si presentasse come un luogo di culto e preghiera. Si premurò di comperare a proprie spese paramenti sacri degni di tale nome. Dimostrò alla gente di essere uno di loro, sempre pronto ad ascoltare le sofferenze e a cercare di risolvere i problemi contingenti. La sua disponibilità era così totale e vera che il campanello di casa suonava a tutte le ore del giorno e della notte. Ognuno aveva la sua risposta. Con la scusa di coltivare i suoi hobby, la musica, il canto, la fotografia, ha cercato di far imparare un mestiere ai tanti giovani che erano alla ricerca della propria strada nella vita. A 30 anni dalla sua scomparsa, continuo a ricordarlo con tantissimo affetto, con grandissimo affetto anzi, perché anche grazie a lui che soprattutto ho potuto realizzarmi nella vita lavorativa. I suoi insegnamenti mi sono stati di vitale importanza. E certo una cosa pure che è stato un punto di riferimento per tutti noi, ragazzi allora, che oggi oramai tutti abbastanza grandi, un punto di riferimento sicuramente anche per il paese. Era una persona molto 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 affabile, riusciva a scherzare e a giocare con tutti quanti, era una persona che si faceva amare solo nel modo anche di guardare, riusciva a instaurare subito quel rapporto di amicizia e di piacere, insomma una persona che sicuramente mi piacerebbe averla sempre a fianco per tutta la vita. La sua presenza costante per le vie del paese dava un segno di sicurezza e tranquillità ai paesani e non di rado si è trovato a dirimere qualche litigata, affibbiando dall'alto della sua stazza fisica qualche schiaffone ai contendenti. Nella succursale della sagrestia, come amava definire il salone di mio padre, più di qualcuno è stato catechizzato a dovere, anche con modi molto bruschi. Ma durante le varie discussioni giornaliere in cui lui partecipava. E poi penso che se non ci fosse stato lui, forse non avrei imparato a suonare la chitarra e forse a leggere lo spartito della vita. Qual è stata la forza di Don Domenico? Crediamo che il merito sia stato quello di essere un testimone vero delle cose che predicava. Umile tra gli umili, al servizio di tutti, senza riserve e condizionamenti. Questo era Don Domenico De Franceschi. Filmato prodotto amatorialmente da tuturano.com.